Rilanciare le speranze di salvezza o vedersi spalancato il baratro con un girone di ritorno intero da giocarsi. Il mese di dicembre è cruciale per il Pescara, che deve trovare i punti necessari per restare in linea di galleggiamento in vista del mercato di gennaio. Non dovrebbe essere un'impresa, visto che lì in basso si marcia a passo di lumaca, ma il Delfino è depresso da una lunga sequela di sconfitte e dalla mancanza della prima vittoria sul campo. E si sa come nello sport, prima ancora che con gli avversari, bisogna fare i conti con la testa. Il Pescara ha chiuso un novembre nerissimo e se le sconfitte di Torino con la Juventus e dell'Olimpico con la Roma erano preventivabili, hanno lasciato un grosso segno non solo la sanguinosa debacle interna con l'Empoli, ma persino il KO di Team Cup con l'Atalanta, col tecnico Oddo che ha usato parole durissime per definire quella imbarazzante prestazione. Ma l'obiettivo è il campionato e la gara di domenica col Cagliari all'Adriatico Cornacchia fa iniziare un ciclo cruciale che passa per l'altro match casalingo col Bologna e le trasferte con le dirette rivali Crotone e Palermo. Il ritornello degli ultimi tempi è non caricare eccessivamente le partite come se fossero l'ultima spiaggia, non fare discorsi del tipo gara da vincere a tutti i costi per non far crescere eccessivamente la pressione sul gruppo. Eppure le giornate passano e in questo mese la vittoria deve arrivare, soprattutto perché le avversarie sono più alla portata, anche per non dover sempre far leva sulle disgrazie altrui. La compagine isolana, allenata da Massimo Rastelli, tranne che il blitz vincente a San Siro con l'Inter, per il resto ha sempre perso in trasferta. Lo scorso anno un guizzo di Lapadula risolse la partita per il Delfino e quella gara fu importante per l'autostima del gruppo. I tifosi si aspettano che anche questa partita possa rappresentare una svolta, un'inversione del trend. Per oggi e domani il tecnico Oddo ha fissato due sedute di allenamento a porte chiuse. Non ci saranno Coda, Campagnaro, Baybeck e Mitrizza. Se non altro l'emergenza difensiva rientra con i recuperi di Fornasier e Gyomber. Lo slovacco ha giocato l'intera gara di Team Cup dopo oltre due mesi di stop. Fornasier è fuori causa da quasi un mese. Potrebbe toccare a Zuparic, affiancato da uno dei due, Gyomber o Fornasier, con Biraghi riportato a sinistra. Oddo si raffiderà al 4-2-3-1. A disposizione anche Aquilani, che però partirà dalla panchina con Brugman, Verre, Memusciai in mediana, Pepe e Benalì a ridosso di Caprari. In casa Cagliari il tecnico Rastelli dovrà certamente rinunciare ai lungodegenti João Pedro e Ionizza e ai laterali Bittante e Murru. Sta recuperando l'ex capuano che potrebbe contendere a Pisacane una maglia per il binario di sinistra. Per il resto il tecnico Rastelli dovrebbe confermare la squadra che ha steso l'Udinese con Di Gennaro, Padoin, Barella in mediana e Farias alle spalle di Boriello e Sau.